Ho lasciato per ultimo questa domanda che mi ha un pochettino turbato e per cui vorrei leggerla insieme a Sara, magari che mi ascolta, per essere sicuro di quello che abbiamo da affrontare. E mi chiede quali sono gli interventi di chirurgia estetica convenzionati con il sistema sanitario nazionale. Se un primo intervento fatto non è andato a buon fine per evidenti incapacità del chirurgo, assodata purtroppo a mie spese, può essere contemplato un intervento di riparazione con il Servizio Sanitario Nazionale? Grazie per la sua risposta e complimenti per tutto quello che fa. Allora, partiamo da un lato positivo, la ringrazio, cerco solo di informare. Anzi, se mi permette, aggiungo una piccola cosa. Proprio per evitare queste situazioni, che io credo siano dovute anche un po' a una decisione frettolosa da parte magari sua Sara o di altre donne che affrontano i problemi di estetica, perché è un intervento come tutti gli altri. E soprattutto sulla mastoplastica additiva ho scritto un libro, un ebook che costa 10 euro. Io penso che per un intervento del genere 10 euro possano essere investiti. Poi le manderò, se vuole, tutta la connessione per poter accedere, che abbiamo intitolato, ho intitolato apposta con il senno di poi, ma una N tra parentesi, che vorrebbe dire con il seno, ma usando il senno di poi. Cioè, è un libro molto semplice, che però dà tutte le informazioni necessarie che una donna deve sapere per poter chiedere al suo chirurgo di fiducia per affrontare in modo sereno questo intervento, perché è un intervento di chirurgia. Per cui veramente non l'ho scritto perché voglio che le pazienti vengano, me lo dico con estrema sincerità, assolutamente. Il mio lavoro mi piace, lo faccio con passione, fortunatamente ne ho, per cui ci mancherebbe. È solo proprio perché a volte vedo delle situazioni che mi domando come sia potuto succedere, forse solo per una cattiva informazione. Per cui, ancora, ritornando a lei, mi spiace che le sia successo, però è difficile che il sistema sanitario nazionale possa provvedere a sanare, secondo lei, è un'incapacità. Lei ha fatto un intervento di estetica e solo attraverso un altro intervento di estetica può rimettere a posto. Capisco che purtroppo lei ha già investito dei soldi per se stessa e magari tocca pagare il doppio adesso per sistemarlo. Ma purtroppo non credo ci siano altre possibilità. Che interventi di estetica invece può passare il sistema sanitario nazionale? Teoricamente nessuno si è definito per estetica. Quali potrebbero essere allora? Ad esempio una cosiddetta macromastia, cioè una mastoplastica riduttiva che rimuove più di 500 grammi per mammella, può essere passata al sistema sanitario nazionale, almeno quando ero io nel board che aveva preso le decisioni, questa era ritenuta una possibilità. Così come se c'è una malformazione congenita vera, il sistema sanitario nazionale può porre rimedio. Questi sono gli interventi più importanti che le dico che il sistema sanitario può sanare. E poi non si lascia andare, vedrà che una soluzione la troverà sia col suo chirurgo oppure con qualcun altro chirurgo perché mi sembra che non abbia più fiducia, instaurando un buon rapporto e trovando la soluzione migliore per risolvere il problema che adesso l'angoscia. A presto.